Verrà ufficialmente presentato alla città di Licata nella mattinata del 24 settembre il PAES, ovvero il Piano d'Azione Energia Sostenibile. L'incontro si terrà alle 10 presso la sala convegni dell'ex convento del Carmine. Il programma del 24 settembre prevede la presentazione delle attività previste nel piano redatto dall'amministrazione comunale con l'ausilio della E-Cube SRL, società che si occupa di trovare soluzioni sostenibili per lo sviluppo. In ambito energetico, ma anche ambientale ed ingegneristico. All'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sono stati invitati a partecipare in particolar modo le autorità portuali, i rappresentanti degli albi di professionisti locali quali l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, ma anche le associazioni degli artigiani come la CNA e delle imprese, ovvero Camera di Commercio, ConfArtigianato e ConfAgricoltura. Sono stati invitati a partecipare inoltre i sindacati, le associazioni ambientaliste attive sul territorio, i comitati di cittadini e le istituzioni locali. Dopo il saluto dell'amministrazione comunale, rappresentata dal commissario straordinario Dario Cartabellotta, e la presentazione del PAES a cura Cube SRL, ci sarà uno spazio a disposizione dei portatori di interesse presenti per il commento al documento e l'eventuale richiesta di suggerimenti e integrazioni. La città di Licata ha già espresso il proprio interesse e ha dato ufficialmente la propria adesione al piano di azione di energia sostenibile con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 marzo del 2012. Già la scorsa settimana il commissario straordinario Cartabellotta ha trasmesso al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione con la quale si chiede l'approvazione del Paes.